Odontoiatria, la rivoluzione digitale. Ne vogliamo parlare con il dottor Antonio Macri, odontoiatra, e il dottor Matteo Turchi. Allora, dottor Macri, quali sono le principali novità digitali appunto in odontoiatria? Sembra quasi una contraddizione, no? Sì. La professione del dentista è una branca prevalentemente chirurgica e quindi la figura del dentista che abbiamo noi è di un medico alla poltrona che lavora con le mani. Certo. Okay? Negli ultimi decenni si è affacciata sempre di più invece il mondo digitale nel nostro studio, ma nell'ultimo decennio c'è stata una vera e propria rivoluzione. Questo forse per facilitare anche il lavoro? Facilitare, migliorare la qualità e renderla più predicibile e più affidabile, è un miglioramento sia per il dentista che per i pazienti. In cosa si sostanzia alla fine? Diciamo che il mondo digitale ci consente, tramite metodiche, tecniche e approcci anche mentali, di creare anche una versione digitalizzata, virtuale del paziente. Mm-hmm. Come si può fare? Si può fare tramite metodiche di acquisizione, con macchinari che ovviamente devono essere a disposizione del professionista, che si consentono di creare un paziente virtuale a più livelli, partendo dal livello più interno, forse più importante, quello della struttura ossea. Certo. Per cui quindi tramite ad esempio dei macchinari radiologici in 3D come la tomografia fascio conico. E vediamo delle immagini poi. Sì, anche. Esattamente, come la tomografia fascio conico che oramai è presente in molti dei nostri studi, fino ad andare poi alla scanner intraorali che consentono invece di acquisire le immagini dell'interno della bocca superficiali, quindi dei denti, delle gengive, del palato e digitalizzarle quindi e poterle poi combinare, sovrapporre a quelle della struttura ossea. Certo. Fino a poi addirittura arrivare con particolari macchinari un po' più elaborati, un po' più raffinati, addirittura i tessuti documentari esterni del paziente, quindi creando un vero e proprio paziente virtuale a tutti i livelli, dalla cute fino agli strati più profondi dell'osso. Certo. A cosa serve questo? Anche perché a mettere a cosa serve? Non solo per divertirci, ma serve voglio dire, assolutamente. Perché noi possiamo in gran parte delle branche di odontoiatria, quindi progettare un trattamento che sia chirurgico, che sia ortodontico, che sia di protesi, prima sul paziente virtuale e poi trasportarlo sul paziente reale, riducendo quindi l'improvvisazione, diciamo, anche del miglior chirurgo. Che non è mai un'improvvisazione, Chiaramente estremizzavo, nel senso limando, riducendo al minimo quelli che possono essere gli errori dovuti alla mancanza di progettazione. Certo. C'è un vecchio detto, infatti, che ci dice che la mancanza, fallire nella progettazione sì. È progettare di fallire. Certo, sì, quindi, sì, è quel gioco di parole molto quindi, chiaro. Diciamo che si è spostato il tempo sul paziente, quindi c'è una parte iniziale di tempo al computer, a video, col sì. terminale, che diventa sempre più importante rispetto a quello poi effettivamente sulla poltrona. Oggigiorno noi passiamo più tempo effettivamente a progettare un impianto, la posizione, la corretta angolazione, le dimensioni, l'emergenza protesica sì, di un sì, impianto tutto. Dentale, cioè di una radice artificiale, piuttosto che quel tempo invece che utilizziamo poi per eseguire veramente l'intervento, certo. che diventa molto più semplice. Chiaramente il flusso di lavoro diventa molto diverso e il flusso digitale possiamo dire che consta di più fasi, l'acquisizione e la digitalizzazione, quindi il paziente deve diventare da reale a virtuale. L'elaborazione dei dati, dopodiché la produzione di quello che ci serve e poi l'applicazione clinica. Certo. Abbiamo già parlato della parte di acquisizione, quindi scanner intraorali, radiologia 3D per quanto riguarda la parte ossea. Allora, dottor Turchi, per quanto riguarda la modalità poi di prendere le impronte, che cosa è cambiata con la digitalizzazione? Possiamo dire che la convenzionale tecnica di rilevazione fisica delle impronte con i cucchiai, i portaimpronte sì, e i materiali che tutti noi abbiamo provato, che tutti conosciamo, che a volte sono anche fastidiosi, può provocare e ha provocato stress e disagio sul paziente proprio a causa della sensazione di ingombro, soprattutto nei pazienti un po' più sensibili, certo. e pazienti che hanno un riflesso faringeo un po' più accentuato. E in questo si inserisce l'introduzione degli scanner intraorali che hanno, come ha già accennato il dottor Macri, hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione
per la rilevazione dell'impronta ottica, perché lo scanner è un dispositivo che, come possiamo vedere anche dalle immagini, proietta sulla superficie dei denti un fascio di luce strutturata o laser, che viene poi catturato da telecamere ad alta definizione che si trovano all'interno dello scanner stesso, e queste immagini vengono trasferite poi direttamente su un computer, su un monitor, dove possiamo previsualizzare il modello tridimensionale delle arcate del paziente. Quindi molto più facile per il paziente, molto di precisione per anche per medico, noi, no? Tanto che effettivamente questo metodo di rilevazione delle impronte ha subito una diffusione non solo in ortodonzia e in implantologia, ma anche e soprattutto in protesi per la realizzazione dei manufatti, delle corone, ad esempio. Certo. Detto questo, allora, dottor Macri, come poi si arriva dall'impronta digitale alla protesi definitiva? Diciamo che si passa per, come accennavo prima, per più stadi. Dopo l'acquisizione dei dati, abbiamo parlato di radiologia, abbiamo parlato di scanner intraorali, c'è la seconda fase che è la elaborazione di dati. Questi dati dobbiamo utilizzarli. Per utilizzarli vanno integrati, quindi i tessuti, ad esempio, intraorali devono essere sovrapposti al tessuto osseo, oppure in caso di impianti, ad esempio, oppure in caso di protesi va in un software di progettazione protesica, bisogna disegnare davvero con il mouse la corona o l'intarsio o il ponte che si vogliono realizzare, e una volta provate, nel senso verificate tutte le cose che di cui bisogna essere sicuri, ovvero la giusta dimensione dell'impianto, la giusta posizione, l'angolazione, oppure i contatti della protesi che abbiamo progettato con l'arcata superiore, con gli elementi vicini, possiamo passare alla fase di produzione. Quindi acquisizione, elaborazione, produzione. La produzione si fa sempre in modo digitale, ma dal digitale si passa di nuovo al mondo reale, perché da un file nel computer dobbiamo avere un oggetto che può essere una dima chirurgica, nel caso che noi per l'appunto dobbiamo inserire degli impianti o fare delle chirurgie sul paziente, o può essere la vera e propria protesi, quella che fa l'odontotecnico o che si può oggi anche fare per alcune cose in studio con dei macchinari, con dei fresatori, con delle cose che oramai sono entrate in gran parte degli studi dentistici, per poi poter passare all'applicazione clinica, che è l'ultima fase, ovvero l'esecuzione dell'intervento in caso di la chirurgia, oppure la prova, la cementazione della protesi in caso di intarsi, ponti o corone. E l'ultima domanda la faccio al dottor Turchi. Anche l'ortodonzia, no, per quanto riguarda, è stata investita dall'innovazione digitale? Assolutamente, perché per l'ortodontista è davvero fondamentale avere a disposizione il modello tridimensionale virtuale delle arcate del paziente per poter effettuare tutta una serie di misurazioni che riguardano la lunghezza, la larghezza delle arcate, la presenza di affollamento o di spaziature fra i denti e una valutazione del piano occlusale. Tutte queste informazioni possono essere trasferite in maniera assolutamente sicura in piattaforme che sono a disposizione oggi online, piattaforme di proprietà di alcune aziende che permettono poi di elaborare un piano di trattamento veramente specifico e dettagliato al millimetro, che ci dà e ci restituisce una previsualizzazione finale di quello che è il risultato estetico del sorriso del paziente, quello poi, no? Che può essere condiviso, può essere condiviso e discusso con il paziente stesso. Dopodiché, se il paziente effettivamente risulta soddisfatto, possiamo dare l'ok all'azienda per produrre l'apparecchio, che nello specifico possono essere delle mascherine trasparenti, che oggi sono molto 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 diffuse, e è possibile, una novità degli ultimi anni, monitorare la progressione del trattamento del paziente, perché viene effettuata proprio con lo scanner una scansione mentre il paziente diciamo sta proseguendo la terapia, per vedere se effettivamente questa terapia sta procedendo in maniera corretta o meno. Chiaramente non bisogna lasciarsi prendere troppo la mano.
Nel senso, c'è sempre, parliamo di digitale, parliamo di computer, c'è sempre il professionista, c'è sempre il medico dietro. Perché sono strumenti, non sostituiscono né devono dare una sensazione di eccessiva sicurezza nell'operato, perché alla fine poi si lavora sempre con le mani su un paziente. E tanta formazione anche da parte da parte vostra. Sì, perché tutto lo staff odontoiatrico deve cambiare mentalità. Cioè. È questo, però effettivamente anche in ortodonzia è l'ortodontista stesso che progetta il trattamento. L'essere pianifica. Umano è i sempre al dentali. Centro, sì. Sia per il, il medico, per l'operatore, anche per il paziente. Allora io ringrazio, vi ripresento il dottor Antonio Macri, odontoiatra, e il dottor Matteo Turchi, odontoiatra.